Parmigiano messo alla prova in laboratorio. Cosa si nasconde al suo interno? Vediamo i risultati dei nostri test. Nel nostro ultimo studio abbiamo analizzato 37 campioni di formaggio grattugiato, sia DOP che non, per verificare la presenza di farmaci veterinari e aflatossina M1, un contaminante che nessuno vorrebbe nel proprio cibo. Le nostre analisi sono state effettuate con tecnologie all'avanguardia presso il Food Lab dell'Università Federico II di Napoli, garantendo esiti accurati e affidabili. I risultati? Per la maggior parte positivi, eppure in 4 campioni abbiamo trovato tracce di medicinali. Ma quali? Antinfiammatori e antibiotici, usati comunemente negli allevamenti. Questi medicinali non sono utilizzati per il benessere degli animali, ma piuttosto per gestire i danni causati dalle condizioni di vita nei grandi allevamenti, spiega Enrico Moriconi, veterano esperto e difensore dei diritti degli animali. Al momento però nessun allarme. Anche se è stato riscontrato l'utilizzo di questi farmaci, il tutto rimane all'interno dei limiti di sicurezza e soprattutto è stato escluso l'impiego di aflatossina M1, ma la loro presenza solleva dubbi sulle soglie minime previste dalla legge. Secondo le norme vigenti, infatti, questi limiti riguardano solo il latte, mentre non esistono riferimenti normativi riguardo ai derivati, come il formaggio, nel nostro caso. Vuoi sapere quali sono i 4 formaggi contaminati e come proteggere te e la tua famiglia da possibili residui di farmaci veterinari nel cibo? Corri in edicola o visita il nostro sito per acquistare l'ultimo numero del Salvagente.